Eurocucina, siamo con Silvio Fortuna, amministratore delegato di Arclinia. Inaugurazione della fiera, come è partita quest'oggi? Molto bene, anche un anno in cui per la prima volta il mercato italiano dà dei segnali positivi. Passato ormai è stato fatto dalla scelta di export e quindi il successo in mercati americani e asiatici. Speriamo che il risveglio italiano sia anche un risveglio europeo e quindi dovremmo avere davanti un futuro luminoso, spero. Voi qui confermate la partnership oramai storica, direi, con Antonio Citterio. Che cosa avete portato di nuovo? Con Citterio che abbiamo fatto tutto, cioè dallo stand, il pavimento dello stand, al soffitto, ai prodotti dentro. Tra l'altro c'è un concetto importante che proprio ha espresso Antonio Citterio di come l'architettura si fonde col prodotto dentro. Cioè non abbiamo delle cucine che si appoggiano a delle pareti, ma le nostre cucine sono dentro l'architettura stessa e questo è il concetto dello stand. Come vanno le cucine? Direi che la tendenza è andare su prodotti più sofisticati, su fasce più alte, un mercato medio che è sparito, però c'è una nicchia mondiale molto ampia, la stiamo sempre più scoprendo e devo dire che se poi l'Europa ha una reazione simile a quella che è venuta alcuni anni fa da di positiva negli Stati Uniti, ripeto, questi prodotti qua troveranno una grande condivisione di pubblico. 2015 come l'avete concluso e il 2016 come è partito per voi? Per noi il 2015 è stato un anno positivo con una crescita notevole del 12%. L'apertura del 2016 è positiva proprio perché oltre al successo sui mercati asiatici e americani si sta accompagnando per la prima volta una crescita europea, in particolare anche dell'Italia che non vedevamo da 7 anni. Avete messo a budget una cifra per fine anno a livello di volume d'affari? Preferiamo non fare forecast perché negli ultimi anni non abbiamo mai, però l'aspettativa è molto positiva, sì, di una crescita notevole quest'anno. Senta, tra i progetti di investimento che avete in cantiere, cosa c'è in vetta ai progetti? Beh, sta cambiando un po' lo scenario e il modo in cui le aziende devono approcciarsi al capitale, quindi anche noi come aziende dobbiamo ragionare in maniera diversa e più attingere a capitale di rischio più che a capitale finanziato da banche. Quindi sostanzialmente è una strada verso il capitale proprio. Strada verso il capitale proprio o partnership che possano aiutare a fare crescite più veloci.